tutti e bentornati sul canale. Mi sono precipitata a realizzare questo video, infatti è uscita da un paio di giorni la nuova collezione di Mulak, la In My Birthday Suit, e in tanti mi avete chiesto di realizzare un tutorial, quindi ho un po' stravolto il palinsesto del canale per introdurre immediatamente questo video. Prima di tutto voglio ringraziare due aziende che mi hanno regalato una piccola cosa, quindi credo sia giusto farvele vedere. La prima azienda è la Soulfeel, che mi ha contattato per inviarmi questa collanina in argento placcata oro con il mio nome, che mi è arrivata in questo splendido sacchettino. Vi lascio giù in info box i riferimenti per andare a dare un'occhiata ed eventualmente acquistare. C'è un codice sconto per voi del 15% che vi lascio, dedicato proprio ai miei follower. La indosso da circa 15-20 giorni, notte e giorno ci faccio la doccia eccetera, è rimasta intatta, veramente un prodotto non di veramente chincaglieria, ma è una alta bigiotteria, quindi mi piace da morire. Mentre invece riguardo sempre a Mulak, all'interno del pacchettino, quindi all'interno del pacchetto dove ho ricevuto la palette, ho trovato anche questo bellissimo choker dell'azienda Rue de Mille, sopra il quale c'è scritto Shameless, e è molto molto carino, e quindi ci tenevo insomma a menzionarvi questi due piccoli pensierini che mi sono arrivati. Ma passiamo subito alla palette. Ovviamente il titolo della collezione rimanda al concept del rossetto omonimo. Sulla pack secondario troviamo tutte frasi, diciamo, un po' piccantine, un po' che riguardano il concetto di nudo. E andando a togliere appunto la sleeve, troviamo all'interno 15 ombretti contenuti in questa palette. All'interno la palette si presenta in questo modo. Ovviamente non è perfetta perché già l'ho utilizzata. Un grande specchio, cartonato rigido e 15 nuance. Nel primo livello troviamo tre ombretti opachi, topless, comfort zone, underneath, e due ombretti shimmer, like a virgin e feel free. Il secondo piano è quello più originale, infatti abbiamo 5 ombretti da una nuova texture, la quale è un mix tra un ombretto, un pigmento glitter pressato e un ombretto shimmer. Infatti non sono dei glitter molto grossi come le vecchie uscite, ma è un glitter che comunque sta abbastanza fermo. Nell'ultimo ripiano invece abbiamo 4 ombretti matte e un ombretto shimmer. Quindi abbiamo topless, che è il primo in alto a sinistra, che è un color vaniglia scuro ed è un matte ink. Comfort zone è un marrone chiaro caldo, dalla consistenza sempre matte ink. Like a virgin è uno champagne dorato, dalla texture foiled. Poi abbiamo Underneath, che è un marrone con sottotono malva, texture matte ink, Feel Free un panna con riflessi oro rosa, il Feel Free che è un metal glow. Poi il secondo ripiano è quello appunto dalla nuova texture che si chiama Stardust Injection, quindi c'è Boom Boom che è un rame con glitter oro, Rich Beach che è un oro glitter, Femme Fatale, un borgogna caldo con glitter argento, Lingerie, un oro rosa con riflesso argento, e Jewel, che è un argento con riflessi lilla. Hot Choc, quindi, è un marrone cioccolato caldo, Come On è un cuoio, Super Hot è un, loro lo definiscono, Marsala scuro e concordo, e Tabù che è un nero intenso. Come pack ricorda abbastanza la palette di Nabla, sono molto molto simili, hanno questo effetto un po' pelle di serpente al di fuori. La palette di Nabla è più grande, anche se all'interno il numero degli ombretti è uguale. Da quello che leggo, però, all'interno della palette di Mulak c'è più prodotto, anche se si riferiscono alle grammature in modo diverso,
comunque a lume di naso sembrerebbe così. Come diciamo concetto potrebbe ricordare un po' la palette, quella nude di Huda, che io non ho, però insomma alla fine se comparati non sono poi così simili. Infatti la palette di Huda, a parte che ha alcuni ombretti dal finish proprio diverso, però è indubbiamente più calda, rossiccia e rosata, quindi comunque qui stiamo su un altro tipo di prodotto. La palette non è estremamente calda, abbiamo alcuni colori caldi, ma nella maggior parte dei casi abbiamo comunque un sottotono neutro freddo. Quindi per esempio io che sono diciamo un incarnato caldo dal sovratono neutro, diciamo che non l'ho trovata esattamente perfetta per me. Ovviamente dipende da come la usate, c'è la possibilità di fare mille trucchi con questa palette, quindi insomma potete spaziare. Infatti anche come top coat abbiamo tre colori molto caldi e 3, 4, 5 colori molto freddi. Anche i colori di transizione sono misti, quindi io penso che sia una palette che vada bene se appunto avete un incarnato neutro, né esageratamente caldo né esageratamente freddo. Comunque vi lascio al tutorial dove proviamo insieme la palette e ci vediamo a fine video per le considerazioni generali e la mia recensione. Allora, cominciamo subito. Come vedete ho già realizzato parzialmente la base e le sopracciglia. Sono un po' lucida perché ancora non vado a fissare alcun prodotto in crema, dal momento che appunto i colori della palette sono molto sparkly, e quindi sicuramente insomma un minimo di fallout penso che ci sarà. Allora, ho messo un po' di correttore su tutta la palpebra e vado con Topless, che è il primo colore, il panna opaco, a fissare leggermente l'osso del sopracciglio per facilitare la sfumatura, mentre invece nella parte sottostante lascio umido per permettere ai pigmenti di essere più vibranti. Questo è proprio un color pelle, quindi per il momento si vede poco. Penso di fare una classica mezzaluna con diciamo cut crease, come al solito non so cosa andrò a fare, quindi per non sbagliare vado con Comfort Zone, che è questo color pralina nocciola neutro. Le cialde hanno abbastanza kickback nel pan, quindi spolverano perché sono molto burrose. Purtroppo una cosa un po' antipatica. Però il pigmento c'è e come al solito gli ombretti di Mulac non ci deludono. Ultimamente sto adottando questa tecnica del picchiettare che ho visto fare da Nikki Tutorials, ma che anche Ale Hilton ultimamente mi ha fatto rispolverare. Ale Hilton secondo me ha delle grandi skills da truccatore, e quindi oltre l'apparenza diciamo così un po' frivola, secondo me è molto intelligente. Quindi praticamente si picchietta con il pennello da sfumatura il prodotto senza sfumarlo subito, quindi voi avete un'intensità immediata, i bordi sono comunque sfumati, e poi con un pennello ampio andate semplicemente, non con lo stesso pennello, se no vi viene una sfumatura troppo alta, andate semplicemente a sfumare i bordi, eventualmente anche con un terzo colore. In questo modo la sfumatura viene da sola. Con Come On, che è questo colore invece più caldo,
molto scarico, picchietto i bordi per cercare di allungare un po' la forma. Anche qui per ora picchietto e basta. Poi se qui fuori non è sfumatissimo non fa niente, perché andremo a sistemare dopo. Adesso vado con Hot Choc, che è questo color cioccolato caldo. Non è molto 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 saturo, ha una componente di bianco all'interno, anche questo molto kickback. Mi concentro proprio nell'angolo più esterno e poi tiro in questo modo, sbordando proprio, facendo come se tirassi l'osso, in modo da fare un'ombra molto naturale. Siccome non so dove andrò a parare, se faremo una cosa molto, come dire, rossiccia o più bronzo, non lo so, per ora rimango su una sfumatura neutra, in modo da non pentirmene successivamente. Con un po' di correttore vado a tagliare, diciamo, la piega dell'occhio per creare una base più, insomma, grippante per gli ombretti. Poi utilizzo Lingerie, che è questo duochrome lilla, oro, argento. Provo a prenderlo col pennello. Il prodotto si prende abbastanza. Vi sovrappongo da questa parte Boom Boom, che è invece un bronzo che però è particolare perché ha all'interno delle perlescenze argentee. Nell'angolo interno vado con Jewel, che ha quest'altro argento molto particolare, anch'esso un duochrome lilla argento, molto strano, molto particolare. Con invece Super Hot, che è un marsala molto saturo, vado a sistemare questa transizione matte, che sennò così è un po' troppo rigida. Molto pigmentato. Con un pennello molto piccolo vado con Underneath, che è un rosa antico marsala molto desaturato con una punta di malva, e vado a rifinire questa parte per richiamare un po' questo rosso è molto molto pieno il pigmento. Con il nero vado a ispessire la rima superiore. Per quanto riguarda la parte sottostante, vado a bordare con una matita nera.
e vado a sfumare. Nell'angolo interno dell'occhio vado con Rich Beach, che è questo altro glitter pressato, diciamo, più spiccatamente oro. E come transizione tra il nero e il Rich Beach vado con Femme Fatale. Sfumo tutta la parte inferiore dell'occhio con Underneath e Super Hot, stando molto attenta perché sono molto pigmentati. E sfumo i bordi senza preoccuparmi troppo perché tanto tra un secondo andrò a pulire. Bene, eccoci qua. Allora, off camera ho replicato tutti i passaggi su quest'altro occhio e poi ho applicato delle ciglia finte. Ho perfezionato la base e adesso vi mostro qualche piccola rifinitura e poi passiamo al trucco labbra. La palette Fiesta Cheeks vado con la terra a scaldare leggermente l'incarnato. Dalla mia palette viso di Mulac prelevo un po' di questo blush iridescente che mi pare fosse Get Wet. E come illuminante utilizzo Apollo, che è questo oro rosa, che secondo me si accorda bene con il trucco occhi. Siccome non ho ricevuto alcun rossetto nuovo, vado sul classico e applico In My Birthday Suit. Siccome su di me In My Birthday Suit risulta un po' rosato smortarello, vado ad aggiungerci sopra questo rossetto liquido che si chiama Confidence Boost. Molto meglio. Eccoci qua, allora abbiamo provato approfonditamente la palette, abbiamo praticamente utilizzato, si può dire, quasi tutti i colori a parte un paio, quindi mi sono fatta un'idea abbastanza specifica. Adesso che giro questa recensione sono passate diverse ore da quando ho registrato il video, circa 3 ore, e devo dire che la durata degli ombretti è abbastanza buona, infatti non si sono spostati minimamente, quindi in casa è piuttosto caldo, oggi non sono uscita, però insomma ho mangiato, ho fatto le mie cose e nonostante siamo in presenza di alcuni toni glitterati, devo dire che non ho avuto bisogno di riapplicare nulla prima di, diciamo, fare le foto e registrare poi questa introduzione,
e quindi come durata, almeno così come una prima impressione, mi sembra buona, ma comunque Mulac ci ha abituato ad avere sempre una gamma di ombretti piuttosto performante. Allora, che dire, mi piace molto questo fatto che si siano impegnati per fare questi sottotono particolari. Io adoro quando gli ombretti hanno degli, diciamo, degli shift particolari, quindi prodotti come Lingerie, Jewel, che hanno questa base di un modo e poi dei riflessi di un altro modo, mi intriga veramente tanto. Tutta questa riga centrale comunque è piuttosto sfiziosa, capisco l'esigenza di mettere all'interno un oro, un bronzo, per fa un po' contenti tutti, personalmente li trovo un po' noiosetti questi due colori, sono talmente originali questi altri che questi due al confronto sembrano un po' déjà vu. Anche Flawless, per esempio, è un colore sicuramente utilissimo, ma che io avrei bypassato perché si interseca veramente poco e male con le altre colorazioni. Comunque i matte sono fantastici, una palette super completa con il nero, l'avorio, i colori di transizione caldi e freddi, quindi sicuramente una palette perfetta per un trucco sposa, un trucco cerimonia, per un trucco da sera. Veramente mi ricorda un po' come schema, diciamo, la palette di Mesauda, la Golden Roses, che è veramente una palette che voi aprite e usate senza starci lì a pensare. Questa qui ha il plus che ha all'interno questi colori accent con i quali voi veramente potete fare di tutto. Quindi i miei appunti sul color scheme sono puramente personali e per quanto riguarda i miei colori. Il prezzo di questa palette attualmente in sconto è di 33,90€, a prezzo pieno 39,90€. Non è sicuramente un prezzo economicissimo, ma secondo me ha un valore più che buono, e sicuramente tra questa e quella di Nabla io acquisterei senza ombra di dubbio questa qui, se foste indecisi, insomma. Anche l'altra ha dei colori totalmente diversi. Io parlo proprio a livello qualitativo degli ombretti, secondo me questa di Mulac proprio spacca, diciamo che siamo tornati agli albori di quando, insomma, gli ombretti di Mulac erano i migliori sul mercato. Non sono gessosi, non sono secchi, fanno un po' di kickback nella cialda, ma anche quelli di Natasha Denona lo fanno, quindi insomma diciamo che non è una cosa della quale io mi preoccuperei più di tanto. Non vi posso fare la recensione degli altri prodotti usciti perché non mi sono stati inviati, ho avuto solo la palette, per cui ringrazio tantissimo l'azienda, purtroppo non vi posso mostrare le altre cose. E nulla, spero che questa recensione vi sia piaciuta, vi sia stata utile, che il look vi sia piaciuto. Se così è stato, fatemelo sapere tramite un bel pollice in su ed iscrivendovi al canale per non perdere i prossimi video. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto la prossima volta. Ciao!